Buonasera a tutti e grazie per essere qui a questo appuntamento. Beh, devo dire che è passato un po' di tempo dall'ultima volta, ma tante cose sono cambiate. Ho cambiato città, anzi, ho cambiato addirittura nazione, e come vedete anche lo scenario è diverso. Ma sono qui per continuare questi video di curiosità sui musicisti, sulla musica, sugli aneddoti. E stasera ho deciso di parlarvi di Giuseppe Mazzini, musicista. Dunque, innanzitutto in questa città dove sono c'è una bellissima piazza con la statua a lui dedicata, proprio vicino alla cattedrale e al comune. Tutti conosciamo Mazzini, Giuseppe Mazzini, uomo del Risorgimento, politico. Giornalista, critico, scrittore, tante cose sappiamo di lui, ma non tutti sanno forse che era anche un musicista e l'importanza che per lui aveva la musica. Dunque, cominciamo dall'inizio. Giuseppe Mazzini nasce a Genova il 22 giugno 1805. Il padre era medico e all'età di 14 anni è stato iscritto all'università per fare medicina, ma poco dopo lascia questa branca e si dedica e si iscrive a legge, dove si laureerà il 6 aprile 1827, nel in diritto civile e diritto canonico. Nel frattempo lavorava anche in uno studio legale e anche come giornalista. Giuseppe Mazzini, musicista, sembra strano, ma sì, ebbene sì. Lui suonava la chitarra, forse non come professionista, ma discretamente bene, cantava e vedeva nella musica un veicolo di trasmissione per le sue idee di rivoluzione, le sue idee di libertà, di giustizia e di anelito all'Unione Italiana e anche europea. Per le sue idee è stato esiliato 3 volte in Francia, in Svizzera e in Inghilterra e poi è riuscito a scappare a salvarsi con il nome di Giorgio Brown, e poi si è trasferito a Pisa, dove di lì a poco è mancato il 10 marzo 1872. Dunque, Mazzini trova che la musica ha un carattere religioso, nel senso di universale, perché è un linguaggio che parla a tutto il mondo, a tutte le nazioni, e una delle cose fondamentali per la trasmissione, per animare il popolo che si era un po' adagiato, diciamo, per risvegliare gli animi, trovato che la musica poteva essere più forte e più presente per trasferire le sue idee attraverso gli animi degli artisti, perché chi ha una certa sensibilità, soprattutto gli artisti per la libertà, è più facile coinvolgere le masse. Quindi per lui l'universalità e il coinvolgimento, e con il carisma che aveva, erano i veicoli importanti per trasmettere le sue idee, per animare i popoli e le masse. Insisteva anche, cioè credeva che appunto la musica doveva essere insegnata a tutti, come educazione della persona stessa e dell'individuo. Non so se l'ho già detto, ma era anche cantante discreto, e con i concerti che faceva e con quelli che promuoveva anche a Londra, pagava le sue spedizioni, le sue idee, insomma, si finanziava per portare avanti questo suo progetto di Giovane Italia e poi Giovane Europa. Era un attento conoscitore del repertorio settecento e ottocentesco,
Ma dedico anche particolare attenzione ai canti popolari in quanto espressione più genuina dell'animo umano. Anche scritto un libro sulla filosofia della musica, voilà, un libro di 40 pagine, e lui stesso dice proprio in questo libro: chi scrive non sa di musica se non quanto gli insegna il cuore o poco più. Ma nato in Italia, ove la musica è patria e la natura è un concento e l'armonia si insinua nell'anima con la prima canzone che le madri cantano alla culla dei figli, egli sente il suo diritto e scrive senza studio come il cuore gli detta, quelle cose che a lui paiono vere e non avvertite finora, pure urgenti a far sì che la musica e il dramma musicale si levino a nuova vita dal cerchio di imitazioni ove il genio s'aggira in oggi costretto, inceppato dai maestri e dai trafficatori di note, eccetera, eccetera. Dunque, lui trovava che nella musica, in questo momento, in quel determinato periodo che lui ha vissuto, mancava cioè non esprimeva abbastanza la forza del destino giusto e fatale, in quanto succedeva nelle altre arti, ma non in musica. Lui vedeva anche in Rossini qualcuno che corrispondeva esattamente alle sue intenzioni e ai suoi ideali. Mazzini, figura importantissima in tutto il Risorgimento, vita non facile, da esiliato praticamente, ma con delle idee, delle proposizioni che sono continuate fino a oggi, diciamo. E per lui questo anelito alla libertà era veramente forte. E negli artisti è ancora più sentito, ecco perché cercava anche di smuovere tramite l'arte e gli artisti questo senso della libertà, perché trovava che il mondo ti accoglie, sì, ma ti vuole anche subordinato. La sua vita in esilio comunque non gli ha impedito di scrivere, la giovane Italia e la giovane Europa, perché appunto anche nell'esempio del 1830, nel luglio del 1830, la rivoluzione che c'è stata è partita proprio dai tipografi, perché la libertà di stampa veniva vietata. Comunque, a parte questo, non voglio prendere più tempo, vi posso dire che c'è un museo mazziniano, il Museo del Risorgimento a Genova, dove lui è nato. Ma la prima sede era nel Palazzo Bianco, dove c'era una volta la via Aurelia, che è stato inaugurato il 5 maggio del 1915 per il 150° anniversario della spedizione dei Mille. Quello stesso giorno, D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, dallo scoglio di Quarto di Genova, aveva preparato un discorso per la folla animata dei festeggiamenti e 15 giorni dopo è scoppiata la Prima Guerra Mondiale, ma questo è un altro discorso. Grazie.